Buonasera dalla chiesa, dal santuario del Rosario, della chiesa del Rosario di Avellino, santuario che stasera vedrà il concerto per della Epifania, promosso dall'associazione Gesualdo, Sinestesie, col patrocinio del comune di Avellino, e suonerà all'orchestra del maestro Ciampa. Tra poco intervisteremo, come dire, i maggiori promotori e protagonisti. In questo momento vi offriamo così le immagini di questo bellissimo presepe della chiesa del Rosario, molto 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 bello. Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni padre Giovanni Matera, parroco del santuario del Rosario di Avellino, che ha accolto con immenso piacere questa iniziativa, un concerto per la pace. Prego padre Giovanni. Senz'altro, con immenso piacere l'ho accolto, perché si tratta appunto di promuovere cultura, di promuovere spiritualità, perché attraverso la musica noi possiamo meglio raggiungere anche le vette spirituali. Oggi concludiamo un po' il ciclo di Natale con la festa dell'Epifania, domani avremo ancora il battesimo del Signore, però ecco, concluderlo anche con la musica, con l'importanza della musica nella vita anche delle persone, della nostra stessa liturgia, è molto bello. E questo è il santuario del Rosario, con grande gioia accoglie queste manifestazioni attraverso le quali cerchiamo di promuovere anche una vita spirituale. Senta, una domanda forse indiscreta, forse fatta troppo in anticipo. Quest'anno il santuario del Rosario che tipo di pastorale proporrà? Beh, intanto come si dice, non lasciamo la strada vecchia, ossia continuiamo comunque a curare bene i sacramenti, in modo particolare il sacramento della riconciliazione, della confessione, le sante messe celebrate, ma poi sempre più cerchiamo di approfondire la conoscenza della fede, quindi stiamo già realizzando una serie di catechesi per gli adulti, abbiamo tanti ragazzi che seguiamo attraverso il percorso di catechismo normale e abbiamo tanti che sono curiosi, si avvicinano e poi ecco, con loro intratteniamo delle relazioni nella speranza appunto di far crescere sempre più il desiderio di conoscere. Una chiesa sempre più in uscita? Sempre più in uscita, sì, ma un'uscita che poi però porti a venire dentro. Ecco, auguri di un buon anno. Grazie anche a tutti. Grazie, voi. Grazie. Questo concerto nasce per un messaggio di pace? Nasce per un messaggio di pace, prima pace in se stessa, nel proprio cuore. Che questa pace nel cuore si trasmetta, è chiaro, nella comunità e nel mondo intero come messaggio universale che sa trasmettere la musica, l'arte. L'associazione Gesualdo, unitamente alle altre due associazioni, quale messaggio lancia alla città, alla provincia, al mondo intero? Di perseguire un po' di serenità che manca in una società vuota e valorizziamo, diciamo, i valori dell'anima, i valori dell'amicizia e della libertà, il valore della pace, della concordia, dell'armonia, della solidarietà. Grazie, dottor Pesini, grazie. Buonasera, ora siamo in compagnia del professor Rossanto, lui dell'Università di Salerno, direttore scientifico della rivista Sinestesie, rivista internazionale di sinestesia. L'adesione di Sinestesie a questo concerto per la pace, qualche riflessione? La rivista Sinestesie, da me presieduta, diretta con anche l'apporto del comitato scientifico, della redazione tutta, hanno voluto sostenere questa bellissima iniziativa volta proprio alla pace fra i popoli. È un concerto che ha visto la partecipazione anche dell'Associazione Avellino Letteraria, promosso e organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Carlo Gesualdo, presieduta dal notaio Edgardo Pesiri, che ringrazio per aver proposto questa significativa iniziativa volta proprio alla pace tra i popoli, la pace fra le comunità che può essere raggiunta. Ricordo sempre con grande interesse quella espressione divenuta famosa di Salvatore Quasimodo, il grande poeta della terra impareggiabile, quando all'indomani del conferimento del premio Nobel appunto per la poesia a Soccolma,
disse proprio questo: occorre rifare l'uomo. Ebbene, rifare l'uomo è possibile soltanto attraverso questa unità fraterna, attraverso la riscoperta della unione tra i popoli, rimuovendo qualsiasi elemento strumentale e soprattutto facendo valere l'umiltà, la solidarietà, la prossimità e l'umanità. Grazie professor Santoli, grazie di questa testimonianza e auguri, auguri a Silenzio, buon anno. Grazie.